dintorni, mostra dedicata interamente all'arte contemporanea, a cura della Galleria Arte Spazio di Luigi Verrino. Qui ci sono delle caricature, ma guarda come sono deliziosi, come sono delicati questi acquarellini, questi disegnini. Poi vediamo qui che fa un omaggio a qualche amico suo, Pertonino da Mimmo Rotella, nel 45. Qui vediamo questi due disegnini, guardate che sono belli, proprio prettamente figurativo. Qui negli anni 70-71 inventa un altro stile che è l'effasage. Qui lo troviamo anche con gli acquarelli. Questa sicuramente sarà la casa di sua mamma, con la cucina, in cucina, vedi? Questo qui anche, qui è datato 1941, e quando ancora si firmava di Rotella. Qui vediamo qui. Qua abbiamo sicuramente il periodo romano, che intorno agli anni 40 faceva questi disegnini acquarellati che sono molto belli, guarda, sono una delizia unica, veramente. Guarda, dei capolavori. E poi abbiamo... Naturalmente che arriva nel 1962, secondo me, e qui inventa il decollaggio. Queste due opere qua, questa e questa. Gli stili presenti in questa mostra Pocket Art, Mimmo Rotella dintorni, sono più vari, dal cubismo di Picasso alla metafisica, al futurismo, al defilage. Diamo voce al critico d'arte Gislain Mayou. Si deve sapere però, per il visitatore, che sotto ogni quadro, dentro ogni quadro esposto, c'è anche diciamo un'emozione, no? L'emozione di quando è stato preso il dipinto, l'emozione dell'artista che l'ha fatta. Dunque io potrei anche pronunciare quell'espressione dicendo che è un quadro, è una mostra di emozioni, semplicemente. E la personalità, inutile ripeterlo, di Mimmo Rotella, sappiamo che il perno artistico della città di Catanzaro, si sa il messaggio che lui ha voluto portare in avanti con questa gestualità dello strappo, e si sa anche della sua intensità di carattere internazionale, visto che lui faceva parte integrante dei nuovi realisti, e il nuovo realismo significa soprattutto come espressione un modo diverso di affrontare la realtà, di vedere la realtà e di dipingere la realtà. Opere inedite di Rosa Spina alla mostra Pocket Art, Mimmo Rotella e dintorni. A quando risalgono queste opere, Rosa? Queste opere sono degli anni 70, quando, o dopo che ho incontrato Rotella, poco prima, diciamo in quel periodo, dove utilizzo la pittura e la tessitura, quindi mi ricordo della storia dell'arte tessile, però poi la racconto in un linguaggio contemporaneo e utilizzo questi elementi, pittura e tessitura, l'ho chiamata defilage. Domenico Gallelli, sindaco del comune di Zagarese, impressione su questa mostra?
signor Sindaco. Sicuramente è una mostra bellissima, un'occasione di confronto, oltre che di appassionarci all'arte contemporanea. Grazie Luigi per quello che ha realizzato nella città di Catanzaro e grazie per quello che sta realizzando anche nel mio paese, nel comune di Zagarise, dove assieme a lui, ormai da 10 anni a questa parte, stiamo costruendo tassello dopo tassello un importante progetto culturale. L'impressione naturalmente positiva, anche perché c'è un fil rouge che unisce il mondo della radio, il mondo della televisione e il mondo dell'arte, ovvero sia quello della comunicazione. Gli artisti parlano con linguaggi diversi e devono essere aiutati ad essere comprensi. E grazie al fatto della presenza in questo luogo di diverse opere si intuisce il linguaggio e ci si arricchisce maggiormente. Anche perché è necessario, soprattutto in una città come Catanzaro, riappropriarsi di questi luoghi dove si fa cultura, dove si fa arte. Let the music remind you who you are.